Abbiamo ricevuto un grande dono, mettiamolo a frutto. Aiutiamo un po' di gente, rubiamo anime al male e stiamo bene. Questa lettera non è un augurio, è al tempo stesso un testamento ed una umile profezia. Stiamo uniti e teniamo vicino a noi chi ha bisogno di noi. Tutto torna. Da questa giornata mi aspetto grandissime emozioni, perché la location e tutto quello che ci sta dietro credo che possa dare solo grandi emozioni. Quindi mi aspetto un bellissimo confronto, tanta esperienza da portare a casa. Di crescere e di evolvere. Mi aspetto tanta ispirazione. Vanno in giro e hanno le informazioni vecchie. Il mondo è talmente veloce che noi siamo a Milano con tutto città. Oltre alla rana di Chomsky, quella della rana bollita, c'è anche la rana di Fedro che, guardando un bue, dice: come sei grande, voglio diventare grande come te. Si gonfia, si gonfia, si gonfia e scoppia, perché crescere non è ingrandirsi. Che se la crisi diventa la nuova normalità, probabilmente voi vi adeguate ad un momento storico di grandi cambiamenti molto veloci, e semplicemente, anziché stare sotto l'onda che arriva, state sopra e la cavalcate, come un surfista magari. Qui la forza sta nel fatto che è attraverso gli altri che si cambia, si cresce. Gli altri sono degli specchi enormi per noi stessi quando arriviamo. Semplicemente San Patrignano mi aiuta a ricreare una normalità, una vita, sì. Una normalità. Alla fine è la semplicità che ci frega a noi. Da 30 anni dire oddio, forse mi devo smontare per rimontarmi nella maniera più idonea, spaventa. Finalmente mi è tornata la voglia di sognare e di crederci. E la vita è veramente molto più bella se la si vive condividendo. È un posto straordinario ed è vero, bisogna viverlo, vederlo per crederci. Quello che ho fatto e per me, visto com'era cominciata, che pensavo che magari non avrei neanche superato quello che invece ho superato, è tutto un regalo che ti arriva ogni giorno di più e di cui devi essere grato alla vita. Se sei competente, dimostra sul campo quello che sai fare, e se te lo meriti ci rimani, e se no vai a casa. In un rapporto, se cerchi il lungo termine, costruisci per il futuro. Se cerchi il colpo subito, hai venduto probabilmente in un modo anche furbo, ma sicuramente non costruisci niente per il futuro. Non c'è mai stata un'epoca come la nostra per avere opportunità, per avere strade da percorrere. Non c'è mai stata un'epoca come la nostra con un fermento del genere. Siamo veramente in un nuovo rinascimento. Il rugby è una metafora della vita, perché tu devi andare avanti ma passando la palla indietro. Mi piace cambiare, perché penso che la vita
non è fatta di una cosa, no? Ho giocato a rugby, sto facendo altro, perché penso che, come dicevano, è facile stare nella zona di comfort. Non mi è mai piaciuto stare nella zona di comfort, eh? Mi piace stare scomodo. E ricordatevelo, le idee sono di tutti, fatele girare.